Lei che Forza Italia la conosce molto bene, che idea si è fatta? Che sta succedendo dentro il partito? Intanto voglio dire che siamo e sono felice che ci siamo sottratti a questo dibattito, che gli italiani forse che hanno altri problemi, che non possono andare in vacanza, che hanno il problema di pensare quando riaprono le scuole, ai figli, cioè al lavoro, a tutto quello che sappiamo che gli italiani stanno vivendo sulla loro pelle, per cui Fratelli d'Italia si è sottratta a tutto questo. Abbiamo denunciato, voglio dire, il metodo, non ci è piaciuto questo metodo, ma poi ci ha convinto il Partito Democratico a votare Por Poa, perché non è che possiamo stare appresso al Partito Democratico che dice no, l'utilizzo di questi metodi, beh, loro di questi metodi li hanno abusati. Renzi, voglio dire, si è comportato come se fosse casa sua, no? Di spostare i mobili della RAI, per cui voglio dire non possiamo certo andare dietro al Partito Democratico. L'idea che mi sono fatta io su Forza Italia? No, Berlusconi è è più che più. altro l'idea che si sta facendo lei anche del centrodestra a Sì, questo beh, punto. tanto il centrodestra non c'è più, evidentemente come l'abbiamo conosciuto prima del 4 marzo, c'è un'altra cosa, ci sono equilibri diversi, ci sono rapporti diversi, quindi quel centrodestra lì è archiviato. Però anche in questa occasione Berlusconi ha dimostrato di essere il più intelligente, il più lungimirante, l'uomo che ha una visione. Poi non è riuscito a convincere i suoi del fatto che lui, e io di questo ne sono fermamente convinta, che con Salvini avesse trovato l'accordo. Dopodiché c'è la ribellione, è evidente, perché lì ognuno vuole comandare e imporre la propria linea, e quindi poi Berlusconi, che è un uomo generoso, è un uomo che poi lascia fare, perché se ha un difetto Berlusconi è quello di non saper comandare, perché non sa comandare, e anche in questo caso qua l'ha dimostrato. Ma Berlusconi, anche perché parliamoci chiaro, con questa riforma il presidente conta pari a zero. Esatto. Cioè, quindi voglio dire, io non riesco a capire perché dare fiato ai giornalisti, ai giornali, alle televisioni, di fare una figura davanti agli italiani bestiale, perché gli italiani li guardano come dei marziani. Qua abbiamo il problema del paese, della nostra nazione che va a fondo, abbiamo il problema di persone che perdono il posto di lavoro, abbiamo il problema che i giovani, la disoccupazione aumenta, abbiamo il problema di questo decreto dignità che massacra gli imprenditori, che si ritorna A a maggior una ragione questa visione cosa è sicuramente ideologica. incomprensibile, Ma però le pare? sostanzialmente Ma io do un si sta consiglio sfasciando agli il amici di. centrodestra e tra l'altro e vado a Milano da Francesco Specchia.